Don Domenico era sicuramente un amico dei poveri, e perché i poveri nella sua esistenza di prete di borgata montanara li aveva sempre avuti con sé e perché era generoso. Ma egli, nella scelta resistenziale ed antifascista, volle chiarire a se stesso ed agli altri che la miseria si combatte soltanto realizzando la giustizia ed elevando nella giustizia le classi diseredate. Carlo amò i poveri, come si diceva, e per essi si armò contro l'ingiustizia e morì in pace con Dio e con gli uomini. Che altro si può pretendere per passare con decoro alla storia? Thank you.